Buonasera, buonasera a tutti voi. Tra poco l'informazione di Teleionio. Carabiniere ucciso a Roma. Arrivano gli attestati di stima dai cittadini, allarma nel Vibonese. È stato ritrovato Cosimo Zafino, era disperso da qualche giorno a Serra San Bruno. Barca a vela intercettata al largo nel Crotonese, sono sbarcati 31 migranti. Sul caso Tirocinanti un calvario per tanti calabresi senza orizzonti. Strada Joppolo-Coccorino e polemica tra il ministro Danilo Toninelli e il consigliere regionale Michele Mirabello. L'ex presidente della provincia Enzo Bruno interviene sui ritardi delle pulizie delle strade provinciali. A Spadola l'opposizione denuncia il degrado che regna al cimitero. A Satriano invece si va verso il commissariamento, lo sfogo del sindaco pro tempore Vittoria Corasaniti. A Chiaravalle Centrale bloccati i lavori di ristrutturazione della scuola elementare. A tra poco. Benvenuti all'informazione di Teleionio. Carabinieri ucciso a Roma. Arrivano gli attestati di stima dai cittadini, allarma nel Vibonese. Sentiamo. Una rossa consegnata ai militari della stazione Carabinieri di Filadelfia è il gesto con cui Francesco Talaricco, insieme al figlio, ha voluto omaggiare la memoria di Mario Cercello Rega, il carabiniere ucciso a coltellate l'altra notte in pieno centro a Roma. L'uomo insieme al figlio è stato invitato al comando provinciale dell'arma. Stesso gesto si è verificato a Dinami, dove a presentarsi in caserma è stato un cittadino del posto, il quale, visibilmente commosso, ha consegnato un mazzo di rose bianche con allegato un bigliettino che recitava testualmente: «La tragedia del vostro collega di Roma esige un gesto, sì piccolo, ma sincero di solidarietà. Grazie». È stato ritrovato Cosimo Zafino, era disperso da qualche giorno a Serra San Bruno. Vediamo. È stato ritrovato dopo due giorni di ricerche Cosimo Zafino, il quarantenne di Serra San Bruno, scomparso nella notte tra giovedì e venerdì scorsi. L'uomo è stato rintracciato dai familiari e da una squadra composta da volontari e dalle guardie ecozoofile in un terreno di sua proprietà in località Rosarella. Zafino sta bene, dopo il ritrovamento è stato accompagnato dai carabinieri. L'uomo, separato e con un figlio, prima di uscire di casa aveva lasciato un biglietto in cui esprimeva affetto per i propri familiari e il figlio. Le ricerche condotte dalle forze dell'ordine, anche con l'ausilio di un elicottero e delle unità a cavallo, inizialmente non avevano prodotto i risultati sperati. La prefettura di Vibo Valentia aveva attivato il piano provinciale persone scomparse. Sono stati sequestrati 4 quintali di cocaina, è stato arrestato un affiliato del clan Alvaro. Sentiamo i particolari. La Guardia di Finanza di Genova, in collaborazione con la DEA degli USA, ha sequestrato 368 kg di cocaina, oltre 953.000 euro in contanti, e arrestato 3 italiani per importazione di droga dal Sud America. Tra i 3 c'è un affiliato alla cosca di 'Ndrangheta Alvaro di Sinopoli. L'operazione era finalizzata al contrasto delle narcomafie. Gli arrestati sono accusati di traffico internazionale di droga con le aggravanti di mafia, ingenti quantità di stupefacente e transnazionalità. A Paola, la Guardia Costiera salva un bagnante in difficoltà. Vediamo il servizio. Un bagnante in difficoltà a causa del Mar Mosso è stato tratto in salvo dalla Guardia Costiera a Paola, città che si affaccia sul Mar Tirreno in provincia di Cosenza. Il bagnante, a causa delle condizioni meteo marine particolarmente avverse, non riusciva a ritornare a riva e si trovava pericolosamente aggrappato ad una boa nei pressi di uno stabilimento sul lungomare di Paola. Da terra i soccorsi erano resi particolarmente proibitivi a causa del mare e del vento forte che soffiava sulle coste del litorale tirrenico. Dal porto di Cetraro è stato disposto l'invio sul luogo delle operazioni della motovedetta che, una volta raggiunto il malcapitato, non senza difficoltà, riusciva a recuperarlo a bordo e a trasportarlo presso il porto di Cetraro. La persona soccorsa, una volta sbarcata a terra, veniva affidata alle cure del personale del 118 intervenuto che constatava il buono stato di salute. Barca a vela intercettata al largo nel Crotonese, sono sbarcati 31 migranti, vediamo. Un'imbarcazione a vela di 12 metri è approdata all'alba di oggi alle banchine del porto di Crotone con a bordo 31 immigrati di nazionalità irachena, 30 uomini e una donna.
L'imbarcazione è stata intercettata al largo delle acque Torre Melissa da unità della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza nell'ambito di un'attività di difesa delle coste a seguito della segnalazione proveniente dal Comando Centrale delle Capitanerie di Porto di Roma della presenza di una barca con migranti a bordo. La barca a vela è stata quindi scortata dalle unità militari italiane al porto di Crotone. Sul posto i sanitari del SUEM 118 di Crotone che hanno accertato le condizioni di salute dei migranti. Le 31 persone sono state poi accolte dalla Croce Rossa italiana e trasferite al centro di accoglienza di Isola Capo Rizzuto. Sono in corso accertamenti su 3 persone di nazionalità ucraina, sospettate di essere gli scafisti che hanno condotto la barca a vela dalle coste della Turchia alla Calabria. Tirocinanti, un calvario per tanti calabresi senza orizzonte. Sentiamo. Sono mesi che si parla del calvario di cui sono parte lesa i tirocinanti calabresi e alcuna soluzione sembra delinearsi all'orizzonte. Lo scrive in una nota un gruppo di tirocinanti calabresi. Sono padri e madri di famiglia che, aggiungono, prestano servizio per colmare l'affannosa carenza di personale e con la corresponsione di un contributo di 500 euro sufficiente a garantire, visti i precedenti periodi di crisi, una modesta ma almeno sufficiente boccata d'ossigeno. Attualmente mancano 23 milioni di euro che dovevano servire per perfezionare il rinnovo del percorso formativo dei circa 4.500 tirocinanti degli enti locali calabresi. Pertanto, tra pochi giorni, il servizio reso da questi tirocinanti presso comuni, province e altri enti pubblici rischia seriamente di interrompersi. Per i tirocinanti MIBACT si attende il procedimento istruttorio per la sottoscrizione della convenzione del percorso di perfezionamento di un ulteriore anno, con acquisizione di competenze certificate dei 600 tirocinanti. Nella nota si evidenzia che per i tirocinanti MIUR si parla di bando di perfezionamento per la fine di questo mese, ma ad oggi non c'è alcun sviluppo sulla questione. E infine da registrarsi la bocciatura in seconda commissione giustizia delle Camere di un emendamento al decreto sicurezza 53 del 2019 che rischia di creare gravi difficoltà ai tirocinanti del settore giustizia. A parte il dramma dei vari tirocinanti calabresi, come sarà il loro futuro lavorativo? Le numerose proteste di questi giorni e quelle precedenti serviranno a sortire un effetto positivo in termini di prospettive lavorative per i tirocinanti dei diversi settori. Infine, conclude la nota, è da registrarsi tuttora l'indifferenza del governo centrale giallo-verde verso la problematica dei tirocinanti calabresi, quando lo stesso dovrebbe intervenire in prima persona insieme alla Regione Calabria, al fine di affrontare tutte le criticità che investono i tirocinanti calabresi, con il benestare di tutte le parti in causa. Strada Joppolo-Coccorino è polemica tra il ministro Danilo Toninelli e il consigliere regionale Michele Mirabello. Sentiamo. Era chiusa dal 7 novembre del 2017 a causa della caduta di un masso che aveva occupato la carreggiata ed era un vero peccato malgrado non dipendesse da noi perché la strada provinciale 23 tra Joppolo e Coccorino è molto importante per l'economia e soprattutto per il turismo del bellissimo versante tirrenico della Calabria. La cosiddetta strada del mare è infatti l'unica via costiera di collegamento fra la provincia di Vibo Valentia e quella di Reggio Calabria. Il rapido riepilogo sulle vicissitudini riguardanti l'infrastruttura è del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli, che ricorda la sua presenza alla riapertura dell'importante arteria che torna ad essere percorribile solo grazie al nostro risoluto intervento e all'impegno di ANAS, che ha preso in carico una strada che non ricade sotto la sua gestione. Ha asfaltato molto più dei 900 metri inizialmente previsti nella convenzione firmata con Regione ed enti locali, ha consolidato i versanti rocciosi e ha addirittura lavorato per arrivare da subito alla messa in esercizio di entrambe le corsie. Inerzia e rimpallo di responsabilità tra le istituzioni territoriali, sottolinea Toninelli, avevano finito per esasperare gli abitanti della zona. Persino Striscia la Notizia si era occupata del solito scandalo all'italiana. Ho deciso allora, malgrado i tantissimi dossier già presenti sul mio tavolo, che bisognava intervenire con prontezza e pragmatismo per aiutare chi si sposta in quell'area. Non toccava a noi, ma grazie al nostro lavoro e ad uno stanziamento di 3 milioni siamo riusciti a sbloccare la situazione fino all'esito positivo atteso per domani. Dopo il rilancio della Ragusa-Catania e l'accelerazione su molte grandi opere del Sud, conclude, prosegue così l'azione del mio Ministero per rimettere in moto il Meridione e dare così slancio a tutto il Paese. E Mirabello corregge Toninelli, si autocelebra, dice, i soldi li ha sbloccati la Regione Calabria. Sentiamo.
Il ministro Toninelli scrive su Facebook della riapertura della strada del mare, esultando, come noi del resto, per il completamento dell'opera. C'è però un bellissimo passaggio nel suo post in cui dice: "Non toccava a noi, ma grazie al nostro lavoro e ad uno stanziamento di 3 milioni la strada domani verrà riaperta". Ma il ministro Toninelli perché non lo scrive chi ha stanziato i 3 milioni? Il consigliere regionale Michele Mirabello corregge il ministro alle infrastrutture e racconta la sua verità. Va senz'altro ringraziato il Ministero, sostiene l'esponente del PD che ha garantito la realizzazione dell'opera grazie ad ANAS, ma il cash, i 5 milioni necessari, li ha sbloccati recuperando un finanziamento in perizione e messi a disposizione il presidente Mario Oliverio e dunque la Regione Calabria, che peraltro ha seguito passo passo l'iter per la stipula della convenzione, anche grazie all'infaticabile lavoro dell'assessore al ramo Roberto Musmanno. La Regione Calabria, il presidente Oliverio, l'assessore Musmanno e il sottoscritto, sottolinea Mirabello, sulla Coccorino Ioppolo sono andati a metterci la faccia e i soldi quando tutti i politici del luogo giravano a largo. Oggi non si chiedono ovviamente medaglie, ma resta inaccettabile che si parli con mezze verità, autocelebrandosi e facendo finta di dimenticare chi ha reso materialmente possibile realizzare l'opera. Ora la seconda fase che riguarda l'accordo di programma quadro per la strada del mare. Entro la fine dell'estate, annuncia Mirabello, il completamento della rimodulazione e la cantierizzazione dei due lotti di Pizzo e di Ricadi, con il potenziamento e l'ammodernamento della strada provinciale 23 Tropea-Ricadi. L'ex presidente della provincia Enzo Bruno interviene sui ritardi delle pulizie delle strade provinciali. Sentiamo. In questi giorni si è innescata una polemica sui ritardi delle pulizie delle strade provinciali tra l'ex presidente Enzo Bruno e il consigliere provinciale, nonché sindaco di Centra, che è Fernando Sinopoli, anche dopo i nostri reportage, dove venivano considerate strade di serie A e strade di serie B. Sentiamo in merito l'ex presidente Enzo Bruno. Io non voglio fare polemiche né alimentare polemiche. So che tanti sindaci in questo momento sono preoccupati per la sicurezza del sistema viario, della viabilità della provincia di Catanzaro. E c'è una mancanza di interlocuzione da parte della provincia con i territori. Io nei 4 anni che ho amministrato la provincia ho mantenuto sempre una grande interlocuzione, nonostante le risorse non erano le stesse, perché noi abbiamo lasciato a questa amministrazione molte risorse che devono essere spese. Quindi c'è una difficoltà tra il territorio e il presidente della provincia. In questo momento siamo in piena estate. Molte strade provinciali non sono sicure perché le erbacce ormai imperversano e addirittura in alcuni punti riducono la carreggiata con impedimento alla visibilità, creando una insicurezza sostanziale. Io sono a fianco ai sindaci, chiedo al presidente della provincia di farsi carico di questa problematica e di intervenire con urgenza, perché la provincia di Catanzaro, l'area centrale della Calabria, ha bisogno di sicurezza e di decoro. Decoro perché in questo momento la provincia è piena di turisti e c'è bisogno che il turismo vada avanti anche con le infrastrutture sicure. Noi abbiamo detto nei nostri reportaggi che ci sono strade di serie A e di serie B. Quella di Borgi è stata considerata una strada di serie B? Intanto io su questo una delle mie caratteristiche assieme al mio consiglio è che non abbiamo creato territori di serie A e territori di serie B. Noi abbiamo dato udienza a tutti i sindaci, ci siamo occupati delle strade dell'Alto Ionio, ci siamo occupati delle strade dell'Alto Tirreno, sempre catanzarese, così per il Basso Ionio e così per il basso Tirreno. Per queste ragioni i nostri bilanci venivano approvati all'unanimità e soprattutto una grande caratteristica della mia amministrazione è che i sindaci ci sono stati vicini. Quindi da questo punto di vista io penso che non si debba tornare indietro e debbono coesistere le città grandi, Catanzaro e Lamezia, assieme soprattutto ai piccoli comuni delle aree interne che soffrono intanto di abbandono e che non devono essere, diciamo, abbandonate a se stessi. Quindi da questo punto di vista io sono al fianco delle aree interne, al fianco dei piccoli comuni, così come dico al sindaco Abramo di farsi carico di queste problematiche
problematiche e dare udienza ai sindaci. A Spadola l'opposizione denuncia il degrado che regna al cimitero. Vediamo. Fa veramente riflettere lo stato in cui versa il cimitero. Degrado e abbandono la fanno da padroni, senza che siano adottati provvedimenti, che non hanno nulla di complicato per riportare in condizioni almeno accettabili il luogo della memoria. Il gruppo Siamo Spadola critica l'amministrazione comunale, ritenuta responsabile dell'indecente situazione e che persevera in uno stato di inerzia, che incide negativamente sia sulla vivibilità della cittadina e sia sulla sua immagine. Pensavamo, sostengono gli esponenti dell'opposizione, che ci potesse essere maggiore attenzione per un luogo che merita il massimo rispetto, in cui i cittadini vengono a visitare i loro cari scomparsi e che dunque costituisce la rappresentazione materiale dei legami e degli affetti. Invece, come per tanti altri settori, è prevalso il disinteresse di un'amministrazione comunale stantia e ripiegata, attaccata a scopi e ambizioni personali, che non riesce a risolvere semplici problemi, sulle cui capacità si sono fatti un'idea non solo i residenti, ma anche i turisti e gli abitanti dei centri vicini. Auspichiamo, concludono i membri della minoranza, che ci sia uno scatto d'orgoglio e che nel minor tempo possibile siano adottate le opportune azioni per dare un degno aspetto al cimitero. Caso seconda ambulanza all'ospedale di Serra San Bruno. Tassone dice l'equipaggio sta per arrivare, basta strumentalizzazioni. Sentiamo. Apprendo con stupore che ci sono state strumentalizzazioni politiche operate a seguito del non puntuale arrivo dell'ambulanza sul luogo in cui è caduta una signora che avrebbe riportato la frattura del femore. Devo pertanto ribadire che, per come ha precisato il direttore generale reggente dell'ASPA di Vibo Valentia, Elisabetta Tripodi, che ringrazio per aver dato seguito a quanto promesso, in settimana arriverà l'equipaggio della seconda ambulanza. Ad affermarlo è il sindaco di Serra San Bruno, Luigi Tassone, che puntualizza come la reperibilità degli infermieri era già stata disposta e che condanna le azioni di sciacallaggio politico. Dopo diversi anni, sostiene il primo cittadino, Serra San Bruno avrà una seconda ambulanza funzionante. Spiace davvero per quanto accaduto alla signora, alla quale auguriamo una pronta guarigione, ma non possiamo permettere che a causa di un disagio ormai solo temporaneo possa essere ribaltata una notizia positiva, che è quella della seconda ambulanza, con prese di posizione politiche che non hanno certo l'obiettivo di fare l'interesse della città, ma quella di alimentare polemiche e tensioni per farle diventare permanenti. Dal canto nostro, conclude Tassone, continueremo ad impegnarci al massimo per far rispettare gli impegni e agiremo per far valere il sacrosanto diritto alla tutela della salute. Sulla situazione politica di Satriano sentiamo il sindaco pro tempore, oggi dimissionario, Vittoria Corasaniti, ai microfoni di Saro Gioitta. Qualsiasi cosa succeda dopo il Consiglio Comunale di domani, praticamente cosa farà l'amministrazione comunale se non si arriverà a un punto d'accordo con una minoranza e due dissidenti? È inutile nascondere che abbiamo fatto, perché faccio parte di un gruppo di maggioranza, ho fatto insieme a loro degli incontri ai quali hanno detto, quindi ci hanno anticipato ad un no, quindi non avremo da loro l'appoggio per andare avanti. La maggioranza di cui faccio parte ce l'ha messa tutta e continuerà a farlo, anche se dovesse arrivare il commissario non getteremo la spugna per il bene di Satriano, e ci tengo a dirlo, per il bene di Satriano, perché chi non getta la spugna sa, per il bene di Satriano, per la nostra Satriano, e ci rivedremo tra un anno, comunque vada. Con Aldo Battaglia o senza Aldo Battaglia? Io mi auguro con Aldo Battaglia, mi auguro che, sarò una sognatrice, sarò una romantica, mi auguro con Aldo Battaglia a sindaco, perché lui possa avere una sua rivincita in Cassazione. Il popolo diciamo, ha scelto Aldo Battaglia, mentre questa minoranza ha creato un po' di problemi. La minoranza lo doveva capire. Il popolo ha scelto con un grosso scarto di voti Aldo Battaglia e la sua squadra.
purtroppo quando le persone sono legate alla poltrona non riescono a mettersi da parte e hanno fatto la raccolta delle 40 firme che hanno portato Satriano in questo stato. Cambio della guardia a San Vito. Claudio Cosentino è stato nominato presidente dell'Assise. Vediamo. Cambia la presidenza del Consiglio Comunale. La maggioranza, guidata dal sindaco Alessandro Doria, nel corso dell'ultima riunione ha dato corso alla nuova elezione del presidente dell'Assemblea. L'Assisi ha scelto Claudio Cosentino, docente all'Istituto delle Belle Arti, che va a sostituire Antonio Puzzello, nominato appena qualche settimana dietro assessore nella giunta del piccolo centro delle Preserre. Sono stati i temi squisitamente politici, quelli di ricomporre il mosaico della maggioranza in carica dopo le dimissioni per contrasti con il sindaco Alessandro Doria dell'ex vice sindaco Sergio Montisano, fuoriuscito dal gruppo che ha vinto le elezioni nella primavera del 2017 per divergenze rispetto alla gestione dell'esecutivo. Adesso il prossimo passaggio sarà la surroga della consigliera comunale sempre di maggioranza Azzurra Montesano, che ha lasciato per motivi familiari e di lavoro fuori regione. Nella sala del centro culturale La Filanda, sede del consiglio comunale, proprio il sindaco Alessandro Doria ha ribadito che non c'è alcuna crisi nel gruppo di maggioranza e che lo stesso ne esce rafforzato con la nomina di Claudio Cosentino alla presidenza dell'Assemblea, in quanto figura di spessore dal punto di vista culturale, capace di dare un notevole apporto per quanto riguarda l'azione di governo dal punto di vista politico e amministrativo. C'è stato poi lo spazio dedicato alla gestione finanziaria, con la delibera approvata con i voti della maggioranza che ha riguardato la salvaguardia degli equilibri di bilancio e l'assestamento generale, passaggio propedeutico che ha segnato lo stato di salute delle casse comunali, comune che negli ultimi anni si è saputo autogestire senza ricorrere ad alcuna forma di anticipazione di cassa, che ha beneficiato di alcuni contributi esterni da parte della Regione per quanto riguarda la messa in sicurezza di alcuni edifici scolastici. Dei 40.000 euro spesi provenienti dal Ministero dell'Interno per la messa in sicurezza del territorio è prossimo pure l'intervento finanziario di 50.000 euro per risparmio energetico, dove il sindaco è già al lavoro per gli interventi da realizzare sul territorio. Ci fermiamo per qualche istante, a tra poco. A Chiaravalle Centrale, bloccati i lavori di ristrutturazione della scuola elementare. Vediamo. Un contenzioso potrebbe ritardare l'avvio della fase di appalto dei lavori di adeguamento sismico dell'edificio della scuola elementare centro. Un ricorso proposto dal consorzio Stabile Costruendo SRL, che rappresenta un gruppo di imprese, ha fatto ricorso agli atti dell'amministrazione comunale e della centrale unica di committenza di Montepaone, che ha gestito le fasi della valutazione delle offerte. I ricorrenti, stando agli atti emessi dalla CUC, sono stati esclusi dalle procedure di gara e per questo motivo è stato innescato il contenzioso che adesso la Giunta dovrà gestire attraverso un legale di fiducia esterno, che dovrà difendere le ragioni del provvedimento emesso dai responsabili tecnici della centrale di committenza. Si tratta di un intervento finanziario piuttosto importante, in quanto sprigiona risorse finanziarie per 6.135.000 euro. Il tutto proveniente da un finanziamento regionale per la messa in sicurezza dell'edificio di Via Martelli, che ospita oltre 600 alunni, oltre al personale di segreteria e quello ausiliario. I ricorrenti, rivolgendosi ai giudici del Tribunale amministrativo, hanno chiesto l'annullamento degli atti di esclusione del Consorzio Stabile, in quanto capogruppo di altre imprese che avevano risposto al bando di gara. Un ostacolo che arriva nel momento in cui dalla sede municipale di Via Castello erano in corso una serie di decisioni da assumere per quanto riguarda la destinazione degli alunni per l'avvio del nuovo anno scolastico, che inizierà in Calabria il prossimo 16 settembre e finirà il 9 giugno 2020. Periodo che il Comune dovrà gestire in maniera adeguata per quanto concerne la sistemazione logistica dei bambini che frequentano la scuola. Infatti, per accelerare i tempi e alleviare i disagi alla popolazione scolastica, tra la dirigenza dell'elementare e l'ufficio tecnico comunale erano stati avviati una serie di contatti per stabilire la destinazione provvisoria dove far fare le lezioni agli alunni. Il Comune al momento non dispone di strutture idonee dal punto di vista urbanistico ad ospitare le classi, anche perché l'esecuzione dei lavori all'edificio di Via Martelli dovrebbero durare almeno 3 anni per giungere al definitivo completamento e alla consegna delle opere al Comune. È ovvio che sino a quando i giudici amministrativi non si esprimeranno nel merito del ricorso, tutti i provvedimenti del Comune resteranno sospesi.
Per il momento la Giunta Municipale con il Sindaco Domenico Donato ha ritenuto di costituirsi nel giudizio proposto che comporterà oneri finanziari a carico delle casse del Comune per difendere l'operato dei funzionari della centrale di committenza di Montepaone, dove il Consiglio Comunale di Chiaravalle Centrale ha inteso aderire attraverso una convenzione per la gestione delle procedure di gara. Di certo, per capire come muoversi, ci sarà da aspettare adesso, il mese di settembre, con la ripresa delle attività. Oliverio dice: la nostra sfida è riscoprire le radici delle comunità. Vediamo. Riscoprire e valorizzare le testimonianze tangibili attraverso le radici delle comunità è una sfida culturale che vogliamo vincere attraverso il bando per la riqualificazione dei borghi. Un avviso che mira anche alla promozione di micro e piccole imprese e all'incremento dell'attività turistica, per il quale la Regione ha messo a disposizione 100 milioni per comuni e 36 milioni di euro per le associazioni. Stiamo parlando del più cospicuo investimento mai realizzato prima in Calabria e in Italia. Lo ha detto il Presidente della Regione, Mario Oliverio, nel corso dell'incontro pubblico promosso dall'amministrazione comunale di Santa Caterina dello Ionio e dall'associazione Notte di Colore, allo scopo di illustrare il progetto sostenuto tra gli eventi culturali finanziati dalla Regione Calabria. All'iniziativa che si è svolta nella piazza del municipio del piccolo borgo della provincia di Catanzaro sono intervenuti il sindaco di Santa Caterina Francesco Severino, l'assessore comunale al turismo e alla cultura Federica Carnovale, l'esperta in valorizzazioni culturali e candidature UNESCO Patrizia Nardi, il filologo medioevalista e scultore Antonio Tropiano, il docente di storia della filosofia medievale all'Università della Calabria Luca Parisoli. Ma noi abbiamo investito risorse importanti sui borghi. Stasera sono qui a Santa Caterina. Io ringrazio il sindaco Severino per aver organizzato questo incontro, perché Santa Caterina ha un borgo che è tra i più belli della Calabria, un centro storico che ha subito con un incendio di qualche decennio fa attacco rovinoso sostanzialmente, però rimane comunque un centro storico, un borgo bellissimo, che attraverso questo intervento noi vogliamo contribuire a rivalorizzare, a recuperare. Questi investimenti noi li abbiamo decisi attraverso un bando che ha coinvolto i comuni ma anche i privati. Lo abbiamo deciso perché per decenni la nostra regione ha inseguito ipotesi, modelli di sviluppo a mio parere sbagliati, che si sono tradotti in rincorsa a volumetria, ad aumento di volumetrie, cementificazione eccetera, con l'abbandono dei borghi. Invece noi dobbiamo invertire trend, dobbiamo proprio puntare sulla valorizzazione del nostro patrimonio storico. Non a caso abbiamo approvato una legge regionale, una legge urbanistica che ha come obiettivo consumo di suolo zero, e contestualmente stiamo investendo per la riqualificazione, il recupero attraverso investimenti importanti. 100 milioni di euro abbiamo posto a base di questo bando rivolto ai comuni e 36 milioni di euro ai privati. Quindi è un'operazione importante che è solo la partenza di un grande progetto di recupero e di riqualificazione, perché aggiungeremo altre risorse e in proseguo con la nuova programmazione destineremo risorse importanti a questa operazione. Si pensi al valore che ha il recupero dei borghi attraverso la ricettività diffusa, i servizi, la ristorazione tipica, la rivalorizzazione, la rivitalizzazione anche con la presenza delle famiglie, delle persone, delle comunità in questi luoghi, anche dal punto di vista turistico, dall'attrattività turistica. È un'operazione importante che noi abbiamo messo in campo e sulla quale lavoreremo con grande determinazione. Tra poco sui nostri schermi un approfondimento dedicato al Parco delle Serre. Diamo la linea a Francesco Pungitore. E allora, tra poco approfondimento in studio con il commissario del Parco delle Serre, Pino Pellegrino. Parleremo in particolare di questo appuntamento del 31 a Mongiana.
31 a Mongiana inaugureremo lo stabilimento delle ferriere borboniche, renderemo fruibile il sito della fabbrica d'armi alla nostra collettività, e un momento importante, alla presenza del Presidente della Regione Calabria Mario Oliverio e del Vescovo Monsignor Bertolone di Squillace e Catanzaro. Ecco, dicevamo, e lo diremo da qui a breve nel corso del nostro approfondimento, lo dicevamo prima nel Dietro le Quinte, sicuramente questo parco è poco conosciuto, soprattutto dai calabresi stessi. Sì, questo è un parco di recente istituzione, ha necessità di essere conosciuto, di essere soprattutto conosciuto da chi ci abita e poi poterlo proiettare all'esterno. Quindi ritengo che questa sia una grande opportunità di poter visitare e dedicare una giornata al nostro parco. E quindi tutti i villeggianti, ma non solo, anche i calabresi, sono invitati a conoscere questo bellissimo territorio. Ne parleremo tra pochissimo nel nostro approfondimento di Teleionio. Successo per le giornate normanne a Chiaravalle Centrale. Vediamo il servizio. Dame e soldati, nobili e plebei, monaci e danzatrici, arcieri e falconieri hanno invaso per due giorni le strade di Chiaravalle Centrale. Tra sabato e domenica una grande rievocazione storica medievale ha riscosso un notevole successo di pubblico e i commenti unanimi più che positivi di chi ha partecipato. La città delle Preserre ha messo in scena l'arrivo dei Normanni in Calabria, l'incontro scontro con l'esercito bizantino e la vittoria dei cavalieri, eredi dei vichinghi giunti nell'estremo sud della nostra penisola dalla lontana Normandia. Centinaia di figuranti hanno collaborato alla rappresentazione con il contributo essenziale delle associazioni arrivate a Chiaravalle per l'occasione da Melfi, Termoli, Manfredonia e Roma. L'emittente Teleionio, che ha profuso un importante sforzo organizzativo per seguire l'intero evolversi della manifestazione, con giornalisti, cameraman e tecnici al seguito dell'evento, manderà in onda gran parte delle giornate normanne di Chiaravalle Centrale, garantendone visibilità informativa e copertura mediatica. Entusiastiche le dichiarazioni del sindaco Mimmo Donato nel sottolineare la validità del progetto. E ci troviamo col conte Ruggero, non è di tutti i giorni intervistare un nobile. Come ti sei trovato nella nostra cittadina, tu che vieni dalla Basilicata? La Basilicata, terra di Federico II, questa è stata una splendida avventura. Purtroppo mi ritrovo abbastanza spesso in questi panni, però questa è stata un'esperienza davvero bella. Mettermi nei panni di Ruggero è stata una cosa bella. La vostra accoglienza, la vostra terra, il vostro cibo ci ha portato alle stelle, siete una terra splendida, simile alla Basilicata. Ma la Basilicata è al centro del mondo in questo periodo per Matera, vero? Esatto, siamo al centro perché siamo proprio al centro, Calabria, Puglia, Basilicata. Matera ci sta portando un po' più su. Okay. Grazie mille, speriamo di rivederci l'anno prossimo, siamo contentissimi. Allora, professore Stico, dal punto di vista storico, cosa abbiamo insegnato, abbiamo imparato da questi normanni, noi del nostro territorio? Ma abbiamo imparato l'unità politica. Prima, se non c'era altro che una guerra di tutti contro tutti, loro sono arrivati e hanno imposto la disciplina dello Stato, che bene o male ha retto per 8 secoli, con tutti i limiti umani, ma è il merito loro. Se l'Italia meridionale per 8 secoli costituì uno Stato. Voglio dire una parola su questa manifestazione, che è la prova di come la storia possa essere fatta scendere dai libri, dalle conferenze noiose, eccetera, e fatta diventare un fenomeno popolare. Stasera la gente credo che abbia capito, ma soprattutto ha gustato, ha partecipato, parteciperà ancora. E se toccheremo altri argomenti storici, vedrete che le stesse persone verranno, magari accompagnate da amici, perché la storia non è altro che la narrazione dei fatti umani. Quindi ognuno si riconosce nel bene e nel male in qualche personaggio antico, in qualche fatto antico. Assoverato grande successo per il trofeo di bodybuilding Ercole dello Ionio. Il servizio è di Francesco Pungitore. We'll be right back.
17° trofeo Ercole dello Ionio a Soverato, uno straordinario evento di bodybuilding a caratura nazionale che ha visto oltre 100 atleti, tutti di altissimo livello agonistico, scendere in gara sul palcoscenico del teatro all'aperto di Via Amirante. Allora, iniziamo col dire che la manifestazione si è svolta sotto l'egide della ICS, ovvero In Corpore Sano Italia, che è l'associazione attraverso la quale organizziamo questo circuito di gare di bodybuilding. Quest'anno giunge alla 17ª edizione, quindi una gara che l'anno prossimo diventerà maggiorenne, ma è una delle gare più classiche nel circuito del bodybuilding estivo, e infatti quest'anno ha richiamato a Soverato atleti di caratura internazionale che stanno dando lustro alla manifestazione stessa con un livello davvero eccelso. Vincitrice della categoria donne assoluto bikini, la calabrese Maria Francesca Scaramuzzino. Volevo giusto specificare, io mi alleno alla Flex da quando ho iniziato, la mia passione per questo sport è iniziata con la Flex, è iniziata grande grazie a Nicola che mi ha fatto appassionare, ha visto nel potenziale in me, e quindi lo volevo ringraziare se oggi sono qui, anche perché lui mi ha indirizzato e mi ha fatto amare, perché anche le persone che ti circondano e il modo in cui diciamo arrivi ad appassionarti è importante e ti fa veramente gioire di quello che è il risultato. Tanti gli atleti provenienti da tutta Italia. Pisa, Toscana. Come si chiama? Massimo. Ha 8 anni che mi alleno, ho iniziato prima dal mio paese, Costa d'Avorio. E sono Elena, vengo da Verona e sono bikini over 35. Complimenti Elena. Edano, sempre da Verona, men physique oltre 1,75. Soddisfazione nelle parole del sindaco di Soverato, Ernesto Alecci. Non posso che applaudire iniziative di questo tipo, che servono anche a far conoscere al pubblico un modo di fare sport differente e che comunque è sempre improntato, come dicevo prima, a uno stile di vita sano. Bilancio positivo per le due serate dell'Albero di Canto che si è svolto ad Isca sullo Ionio. Diamo la linea a Maria Rita Galati. Sindaco, la 14ª edizione dell'Albero di Canto dà nuovo slancio al percorso che porta alla valorizzazione del borgo attraverso il recupero della storia fatta di attività artigiane, di enogastronomia e di musica popolare. Che cosa significa questo per il borgo e se c'è la possibilità di rilanciare il turismo grazie a queste attività? Sì, penso l'obiettivo dell'amministrazione comunale è appunto questa, quella di riuscire a valorizzare il nostro borgo e, grazie a questa iniziativa come l'Albero di Canto, un evento nato nel 1998, quindi parliamo di 20 anni fa, e che negli anni ha riscontrato tantissimo successo. E, infatti basta parlare dell'Albero di Canto, basta vedere il logo che contraddistingue questo evento, la gente arriva qui nel nostro borgo. E, con la precedente amministrazione l'abbiamo ripreso dopo diversi anni, precisamente nel 2015, e questo ci ha dato la possibilità di avere il requisito per poter aderire al finanziamento della Regione Calabria che è stato ottenuto. Infatti ci tenevo anche a ringraziare il Presidente Oliverio per essersi interessato alla
appunto al finanziamento di questi eventi culturali storicizzati, che possono dare la possibilità ai nostri comuni di poter avere un po' di visibilità e farli conoscere dai turisti che in questo periodo si avvicendano nella nostra regione. Il soveratese Gino Vitale del gruppo atletico sportivo di Catanzaro è campione regionale FIN. Ha vinto i 100 metri stile libero conquistando la medaglia d'oro regionale. Il classe 1996 aveva già vinto l'argento regionale nella categoria 50 metri stile libero e nella staffetta 4%. A causa del forte vento che si è abbattuto sul Soveratese, la rappresentazione sulla storia del quarzo e la mostra sono state rinviate al 5 di agosto. Domani, martedì 30 luglio, alle ore 21.30, presso la Sala Consiliare Comunale di San Vito sullo Ionio, si terrà la presentazione del nuovo romanzo di Francesco Pungitore, Il Mago di Nardo di Pace. Interverranno il sindaco Alessandro Doria e il consigliere comunale delegato alla cultura Claudio Cosentino. Introdurrà la giornalista Anna Maria Colabraro. Concluderà l'autore. Bene, è tutto per oggi. Grazie per averci seguito. Arrivederci.